A Firenze, intorno al 2013, avvenne un fatto curioso. Guidava allora la città, questa meravigliosa e struggente città, un sindaco importante e ambizioso. Aveva rivoltato il comune e si stava ponendo come leader politico nazionale. Questi era allora Matteo Renzi, eppure proprio in quei mesi la gente viola decise che i sindaci a Firenze dovevano essere due. Uno stava in Palazzo Vecchio, l'altro all'Artemio Franchi. Uno aveva la fascia e l'elogio per affascinare gli elettori, l'altro la maglia viola e la capacità di incantare il pubblico accarezzando il pallone come se giocare al calcio fosse arte rinascimentale. In fondo, anche il suo nome aveva qualcosa di artistico. Borca Valerio Iglesias. Borca, il sindaco viola, non aveva vinto le elezioni, ma era arrivato a Firenze per volere di un dirigente che del calcio spagnolo sapeva tutto, Eduardo Masià. Quell'estate del 2012, la Fiorentina aveva rivoluzionato tutto l'organico e intorno al nuovo tecnico Vincenzo Montella aveva costruito un gruppo di ottimi giocatori in grado di incantare con un calcio tiki-taka tutto classe e piedi buoni che imitava in qualche modo il Barcellona di Guardiola. Di quel gruppo il sindaco Borca Valero era l'espressione più nitida. Di lui però fin lì non si sapeva molto. Si sapeva che era cresciuto nel Real Madrid e che aveva giocato grandi campionati nel Villarreal assieme all'altro compagno che lo accompagnò a Firenze, il difensore argentino Gonzalo Rodriguez. Niente di più. Chi fosse? I tifosi lo capirono però subito alla prima giornata di campionato con l'Udinese. Accanto alle prodezze di Jovetic, che segnò una doppietta, la città ammirò un giocatore regale come non si vedeva da tempo. Possesso palla, dinamismo, piedi che accarezzavano la sfera, palloni dati sempre nel posto giusto, in un calcio totale che univa qualità a sostanza. Borca diventò sindaco perché se gli affidavi la palla, questa era di tua proprietà fino a che lui lo voleva. Perché in campo era un lord corretto che non protestava mai. Perché oltre metà degli assist che mandavano in gol i vari Toni, Jovetic e gli Aic, li faceva lui. Con la città poi creò un connubio di amore insolito per un calciatore. Non solo il Prato Verde delle Franchi. Borca fu stregato anche dai monumenti di Firenze, dagli Uffizi visitati più volte, dalla Galleria dell'Accademia e dal David. Un colpo di fulmine totale che lo portò a farsi tatuare sul braccio le coordinate di Ponte Vecchio. Lui si innamorò di Firenze e Firenze si innamorò di questa mezzala per indole naturale e struttura filosofica. Un otto dentro con la visione del mondo che partiva dalla metà campo e aveva come prospettiva il terreno di gioco per intero. Un centrocampista architetto che disegnava cattedrale di calcio. Le sue ripartenze erano rosoni, le sue aperture guglie, i suoi lanci architravi a reggere l'impianto del gioco viola. Meraviglia pura. Furono molte le gare memorabili di quella stagione. All'Olimpico con la Lazio, quando sul 2-0 insieme a Pizarro e Ljajic tenne palla per 3 minuti. In una sorta di tango spagnolo meraviglioso e struggente, o quando nel memorabile 4-2 con la Juventus arpionò una rimessa dall'area lanciando con i giri giusti Cuadrado nella fuga che portò al quarto gol di Pepito Rossi. Un campione assoluto. Borca si ripeté anche l'anno successivo in una stagione macchiata solo dall'episodio di Parma, quando, nel febbraio del 2014, l'arbitro Gervasoni decise di espellerlo per un fallo presunto e lui protestò rimediando una squalifica ingiusta e assurda di 4 giornate.
una ferita profonda nell'animo di un calciatore che faceva della correttezza e del rispetto la sua cifra in campo. Tant'è, Borja Valero, il sindaco, in campo sembrava non invecchiare mai. Forse il suo calcio migliore lo mostrò infatti nei primi mesi della formidabile Fiorentina di Paolo Sosa, quando a sorpresa, fino alla pausa di Natale, la squadra si trovò in testa al campionato. Non finì bene quel torneo, con la rottura fra tecnico e società dopo il deludente mercato di gennaio che scosse la squadra mandandola in tilt. Lo stesso sembrò che Borja potesse essere superiore a ciò, che potesse verificarsi quanto auspicato dallo stesso sindaco, che aveva fatto sempre sapere a tutti della sua intenzione di restare per sempre a Firenze con la famiglia. Una famiglia che inneggiava la toscanità acquisita con il figlio che nel frattempo era diventato una star di Facebook grazie al video dove cantava a squarciagola l'inno della squadra. Oh Fiorentina! Ma la parola per sempre nel calcio non è mai una certezza. Così, quando il nuovo DS Corvino, alle prese con una drastica riduzione del monte ingaggi, non si trovò d'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2017, capì che era tempo di cambiare aria, trovando una nuova squadra nella Milano Nerazzurra e lasciandosi purtroppo dietro scorie di piccoli veleni con la società. Ma i grandi amori mica possono finire così, banalmente, figurarsi. Così, quando nel 2020 Pradè gli propose di tornare a giocare a Firenze e chiudere così la sua carriera in viola, lui non ci pensò un attimo, tornando in questa che oramai era la sua città. Borja Valero, uno spagnolo d'Oltrarno per sempre, orgoglio di una tifoseria che non potrà mai dimenticare quel suo centrocampista architetto, geometrico come la cupola dei Brunelleschi, prezioso come il corridoio del Vasari, unico come Ponte Vecchio, che per 6 anni, in 186 gare con la maglia viola, ha disegnato, colorato e poi incendiato il cielo dell'emozione viola. Sembra quasi il manifesto letterale di un sindaco. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile.